Binance mette a disposizione diversi prodotti finalizzati a ottenere una rendita passiva sulle proprie coin depositate sull'exchange. Questi prodotti sono veramente tanti e vanno dal semplice lending, quindi mettere a disposizione di chi vuol prendere in prestito le nostre coin la liquidità che abbiamo, fino allo staking per le coin proof of stake, fino ad arrivare addirittura all'utilizzo di alcune piattaforme di DeFi come Compound e Curve, per citarne un paio, direttamente da Binance, massimizzando quindi la semplicità e minimizzando le fees da pagare. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Lo scopo del video di oggi è innanzitutto mostrarvi quali prodotti Binance mette a disposizione per ottenere una rendita passiva sulle proprie coin depositate, farvi capire che differenza c'è tra un prodotto e l'altro, quanto si può guadagnare con uno piuttosto che con l'altro, se ci sono vincoli, insomma tutte le varie caratteristiche con una comparazione, come vi dicevo, e infine vi mostro come si utilizzano, quindi come applicarsi, come mettere le proprie coin fisicamente in rendita. Vi ricordo che se non avete un account su Binance e volete uno sconto del 20% a vita sulle fees di trading sull'exchange, potete aprirlo utilizzando il mio link, il mio referral link che vi lascio in descrizione, e se lo fate vi ringrazio perché è anche un modo per aiutare la community e il canale, visto che una piccola parte delle vostre fees vengono anche accreditate a me. Detto questo, basta chiacchiere e andiamo subito a tuffarci in questi interessantissimi prodotti che Binance mette a disposizione per ottenere una rendita passiva sulle coin depositate. Seguitemi. Tutti quei prodotti di cui vi parlavo poco fa nell'intro li trovate nella categoria finanza, nel menu finanza, in particolare sotto risparmi e staking. Iniziamo subito cliccando risparmi, che in realtà è già questa pagina che avevo a disposizione. Chiaramente la prima cosa da fare, non l'ho neanche detto perché lo do per scontato, è avere un account su Binance. Dopodiché possiamo scegliere quale tra questa miriade di prodotti, perché ce n'è veramente per tutti i gusti, utilizzare per andare a maturare un interesse sulle nostre coin depositate. La prima categoria viene chiamata risparmi flessibili e mi piace assimilarla, per rendere più semplice la comprensione, ad un conto deposito. Cosa significa? Significa che se noi abbiamo delle coin depositate su Binance e c'è la possibilità di metterle in questi wallet di risparmi flessibili, che sono elencate qua, vedete le coin a disposizione, sono al momento 34, noi possiamo in qualsiasi momento andarle a trasferire lì. È come se fosse un wallet a parte, per l'appunto un conto deposito. Nella categoria poi dei wallet viene categorizzato come asset di risparmio, è un wallet appunto a parte, che fa parte ovviamente poi del nostro wallet complessivo di Binance, non è che escono dall'exchange, rimangono lì, ma vanno a finire nella voce asset di risparmio. In qualsiasi momento, attenzione, si chiamano risparmi flessibili per questo, li si può ritrasferire sul nostro wallet e utilizzare per fare trading o prelevare o farci quello che vogliamo. Quindi la caratteristica numero uno dei risparmi flessibili, e la sua principale caratteristica, è proprio l'essere non vincolati. Non c'è nessun tipo di commissione, di vincolo e svincolo, quindi di ingresso e uscita da questo conto deposito, e durante il tempo per il quale le nostre coin sono dentro questo conto deposito, noi continuiamo a maturare interesse. L'interesse viene accreditato ogni giorno direttamente sul nostro wallet, e anch'esso poi è svincolabile in qualsiasi momento. Ci sono a disposizione, come vi dicevo, varie coin, e in questa tabellina potete vedere le caratteristiche principali del mettere a rendita ognuna di queste coin. In particolare, ovviamente, quella che ci interessa di più è l'interesse annualizzato che andiamo a maturare su di essa. Come mai varia così tanto? Beh, dovete capire che è una forma di lending questa. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo mettendo in prestito queste coin a una controparte, a terzi. Chi può essere? Può essere un altro utente che ad esempio vuole fare margin trading e quindi ha bisogno di prendere in prestito delle coin, pagando un interesse chiaramente, per aprire posizioni in leva. Da poco inoltre Binance ha messo a disposizione la possibilità di aprire un prestito collateralizzato, come fanno tante altre piattaforme, adesso lo permette anche Binance, e anche qui ovviamente chi prende il prestito paga un interesse, ed è proprio questo tasso di interesse che viene intascato in parte da chi fornisce la liquidità. È variabile perché dipende dalla domanda e dall'offerta. Tanta più domanda c'è per
una particolare coin. Infatti non a caso vedete che le stable coin sono quelle con tasso più alto, perché è liquidità ed è quella più desiderata come da prendere in prestito, e quindi tanto più c'è domanda, tanto più è alto il tasso di interesse, tanto meno domanda c'è rispetto all'offerta, alla liquidità disponibile, tanto più si abbassa il tasso di interesse. Questo è anche il motivo per cui l'estimated APY, APY vuol dire tasso di interesse annualizzato, e lo yesterday's APY sono differenti. Perché? Perché quello stimato è una media, ok, dei tassi di interesse annualizzati degli ultimi giorni, mentre questo è quello di ieri. Come vi dicevo, in base a domanda e offerta possono variare questi tassi di interesse. Se domani, ad esempio, qualcuno dovesse mettere a disposizione 1 miliardo, faccio una cifra a caso, di USDT da mettere in prestito, si abbasserebbe drasticamente il tasso di interesse, perché andrebbe a inondare di liquidità, inondare di offerta. Come funziona quindi? Io posso o trasferire manualmente cliccando transfer e inserendo la quantità di queste coin che io voglio mettere in questo conto deposito, confermo e da lì inizio già a maturare il mio interesse, oppure posso selezionare auto transfer, che significa che ogni giorno Binance mi va a controllare le coin che sono disponibili sui risparmi flessibili e che io ho depositate sul mio wallet a non far niente, e automaticamente me le trasferisce nei risparmi flessibili. Vi ricordo che si possono sempre svincolare e ritrasferire nel wallet in qualsiasi momento senza nessuna commissione. Per farsi un'idea più concreta di quanto si va a guadagnare ogni giorno, c'è questa colonna flexible interest per 1000, che significa che questa cifra è quella che si guadagna in un giorno depositando in questo conto deposito 1000 coin che sono nella stessa riga. Quindi se io deposito 1000 USDT nel conto deposito, io ogni giorno guadagnerò 15 centesimi, 0,15479 USDT. E questo è giusto per farsi un'idea. Non so se ci avete fatto caso, ma alcune righe sono evidenziate con la scritta launch pool. Ecco, questa è un misto tra un airdrop e un launchpad, e lo vediamo alla fine perché è un pelino più complicato. Quindi alla fine guardiamo il discorso launch pool. Adesso andiamo avanti col secondo prodotto, che sono i risparmi bloccati. Che cosa significa? Beh, sono esattamente identici ai risparmi flessibili come concetto, quindi è una forma di lending, con una sola differenza. Come dice la parola stessa, sono vincolati. Possiamo scegliere per quanto, vedete, 7 giorni, 14 giorni, 30 giorni o 90 giorni. Più io vado ad aumentare la durata del vincolo, e più, se ci fate caso, il tasso di interesse annualizzato aumenta. 7 giorni era 7,2, 90 giorni era 8%. Per alcuni sono a disposizione soltanto quelli a breve termine. Comunque quello che vedete è quello che c'è a disposizione. Ci sono molti meno prodotti, qui come vedete sono solo 5 coin al momento, ma il funzionamento è esattamente identico a quello dei risparmi flessibili. Le differenze quindi sono due: il vincolo, come abbiamo detto, e di pro, perché il vincolo è un contro, di pro c'è invece il tasso di interesse annualizzato leggermente più alto della loro controparte flessibile. Poi andiamo avanti, activities. Allora, activities sono dei prodotti particolari che vengono lanciati con un'offerta limitata. Cosa significa? Ad esempio questo, che è l'unico disponibile, di CTSI, che non so che cos'è, sono ignorante sulle altcoin, lo sapete, fornisce un tasso di interesse annuo del 3%, dura per 7 giorni, quindi ha un vincolo per 7 giorni, e quindi verranno ridati indietro il 18 di settembre. Questo ci dice che percentuale di questa offerta è già stata presa, e possiamo scegliere di partecipare anche noi. Non è molto popolare questo, forse per il tasso di interesse basso oppure per la coin poco conosciuta. In ogni caso, come vedete, ogni tanto viene messo a disposizione qualcuno di questi prodotti particolari on demand, chiamiamoli, di durata limitata e con un'offerta ben precisa. Quindi magari seguendoli si può trovare il tasso di interesse particolarmente alto, piuttosto che la coin che ci interessa, che abbiamo a disposizione. Insomma, vale la pena seguirli. Per partecipare basta cliccare sottoscrivi e poi manualmente andare a inserire la quantità della coin che vogliamo mettere in lending. È sempre una forma di lending. Chiaramente qui c'è un vincolo, perché è specificato sotto activity duration la quantità di giorni
per cui bisogna vincolare questa coin. Continuiamo a scorrere i prodotti e ci imbattiamo nello staking, anch'esso di due tipi, flessibile o vincolato. Che differenza c'è innanzitutto tra lo staking e i risparmi? Come mai sono due cose separate? Allora, i risparmi, come abbiamo detto poco fa, sono una forma di lending, quindi noi mettiamo in prestito le nostre coin a terzi e ci guadagniamo l'interesse. Lo staking invece è una caratteristica intrinseca di alcune coin, che sono appunto le coin proof of stake, che permettono, qualora le si mette in staking, è proprio quello il termine, o sul wallet o su alcune piattaforme come ad esempio Binance, di guadagnare una piccola percentuale su di esse per il solo averle messe appunto in staking, perché in questo modo si partecipa alla bontà del network e alla solidità del network andando a partecipare alla validazione dei blocchi, che nelle proof of stake non è fatto attraverso il mining, è una diversa categoria. Per questo motivo ovviamente non troveremo Bitcoin, non troveremo Ether nei prodotti di staking, ma troveremo soltanto le coin proof of stake. Il rendimento dipende dall'algoritmo della coin, quindi non c'è un discorso di domanda e offerta, qui non essendo un lending, ma è intrinseco della coin stessa. Vedete un intervallo, infatti, del rendimento annualizzato stimato, che può essere più o meno variabile, proprio perché questi algoritmi non sono estremamente precisi nel rendimento, dipende da diversi fattori, che non vi sto a spiegare adesso, ma prendete per buoni questi intervalli. Se volete un valore un pelino più, come dire, preciso, potete andare a vedere il latest interest, che è l'ultimo interesse pagato. Attenzione che sono cifre annualizzate anche queste. L'interesse sullo staking viene pagato da Binance ogni mese, all'inizio di ogni mese per il mese precedente, e sul flessibile è di una semplicità imbarazzante, perché è sufficiente tenere queste coin depositate su Binance senza dover fare nulla di più, e ogni inizio mese ci viene accreditato l'interesse del mese precedente. Vi dicevo, questo valore è annualizzato, cosa vuol dire? Non che l'ultimo mese ha fruttato il 4%, sarebbe troppo bello anche quello, ma vuol dire che se tutto l'anno fosse andato come l'ultimo mese, l'anno avrebbe fruttato il 4,2%. Il locked staking invece è caratterizzato dall'avere un periodo di vincolo, ma anche in questo caso non è deciso da Binance, ma fa parte delle regole dello staking della coin stessa. Alcune richiedono almeno un periodo di vincolo, e tra l'altro qua c'è una doppia caratteristica vincolante, ovvero innanzitutto si sceglie il periodo durante il quale rimangono vincolate le coin e non le si può unstake, ovvero togliere dallo staking, e in secondo luogo c'è l'unlock period. Cosa significa? Significa che una volta che io ho deciso di fare l'unstake, esempio con Band Protocol, io decido di vincolarle per 7 giorni, al momento dello svincolo devo aspettare altri 7 giorni, quindi attenzione che è importantissimo questo. Qualcuno una volta mi ha chiesto come mai ho sbloccato i miei band ma non li vedo ancora, perché c'è l'unlock period di 7 giorni, quindi attenzione, questo è molto molto importante. Ci sono delle soglie minime, anche prima non l'ho detto, prima erano più basse, di solito nel flessibile sono più basse, nel locked ci sono delle soglie minime un pelino più alte, ma mai proibitive da vincolare. Solitamente l'interesse annualizzato per quelle vincolate è un pelino più alto, ma ripeto, sono tutte caratteristiche intrinseche dell'algoritmo proof of stake della specifica coin. Infine, se noi andiamo a selezionare staking sotto finanza, abbiamo una categoria in più, perché in realtà ci ripropone il locked staking e il flexible staking, ma in più ci propone anche il DeFi staking, che nel sotto risparmi mancava, quindi si può raggiungere soltanto sotto finanza staking. Che cos'è il DeFi staking? In sostanza mettiamo a disposizione delle nostre coin in liquidità a delle piattaforme di DeFi. Quali piattaforme? Le vedete qua. Ad esempio USDT viene messo a disposizione nel pool di liquidità di Curve. Ne abbiamo parlato qualche video fa di questo discorso dei pool di liquidità e della DeFi, quindi non vi sto a spiegare più di tanto. Sono delle piattaforme che permettono di ottenere una rendita passiva mettendo a disposizione la propria liquidità. Principalmente sono dei DEX, quindi delle piattaforme di scambio di una coin per un'altra attraverso questi pool di liquidità condivisa, oppure sempre delle linee di credito debito, quindi prestiti collateralizzati decentralizzati. Ok, questo per ricordare in breve. Se volete approfondire la DeFi, ci sono tantissimi altri video che ho fatto che vi potete vedere. Quello che vi interessa è che tramite queste piattaforme è possibile, mettendo a disposizione liquidità, ottenere una rendita passiva.
Cosa serve Binance in sostanza? Ci fa da intermediario per semplificare un po' le cose. Innanzitutto sulla scelta delle piattaforme, perché ci propone delle piattaforme che reputa le più sicure. Nonostante questo, ovviamente c'è un risk warning, perché dice sì, sono quelle che secondo noi sono più sicure, però il rischio c'è sempre. Sapete che la DeFi è un prodotto nuovo e quindi non si sa mai, è ancora da rodare un po', da testare. Di bug, di hack se ne sono visti. Quindi non si sa mai, dire sicuro al 100% è sempre errato. Quello che fa Binance, il secondo vantaggio, è andarci a far risparmiare sulle fees, perché il pooling della liquidità, il mettere a disposizione liquidità sulle piattaforme, costa parecchie fees solitamente. Sapete che ultimamente le gas fees di Ethereum sono abbastanza alte e quindi una singola operazione, ad esempio, di mettere liquidità su Compound o tirarla via può costare anche $20. Solo la transazione, quindi tramite Binance non paghiamo queste fees perché è gratuito. Il contro qual è? Che parlare di DeFi diventa un po' forse non corretto, perché stiamo utilizzando un exchange centralizzato, quindi è DeFi staking, nel senso che comunque Binance mette la liquidità sulle piattaforme DeFi, però è tutto fuorché decentralizzato dal nostro punto di vista. Cosa succede, come funziona? Allora, succede che noi otteniamo una rendita annualizzata che al momento è tra le più alte, perché la DeFi è esplosa e insomma c'è parecchia domanda sotto tutti i punti di vista. Come vedete, USDT arriva fino al 60%, attenzione, a un massimo stimato, quindi non c'è assolutamente da darlo per vero, però insomma sono alte, i rendimenti sono abbastanza alti. Abbiamo un minimo da vincolare e abbiamo un unlock period, quindi esattamente come nel locked staking che abbiamo visto poco fa, noi selezioniamo per quanto tempo vogliamo vincolare la liquidità su queste piattaforme, perché c'è un tempo di vincolo. Per DAI c'è anche il flessibile, quindi posso vincolarle e svincolarle quando voglio, mentre per USDT e BNB è disponibile solo quello locked. Non ho visto se cambia il tasso di interesse, ma in realtà no, non cambia se si va da flessibile a 7 o 30 giorni. Dopo la scadenza del periodo di vincolo c'è l'unlock period, quindi 7 giorni io svincolo, aspetto un giorno, mi tornano nel wallet. Questo è il funzionamento del DeFi staking. L'ultima cosa che avevamo lasciato indietro, di cui vi avevo promesso che avremmo parlato alla fine del video, è il Launch Pool. Il Launch Pool è uno strumento, un prodotto che punta a fare proprio il concetto di yield farming, che ultimamente va molto di moda nel mondo della DeFi, e importarlo su Binance. Lo yield farming, detto in poche parole, in maniera veramente semplificata, è il poter farsi airdroppare, cioè ricevere un token mettendo a disposizione la propria liquidità in un pool. Ok, il concetto di pool ne abbiamo parlato prima, quindi in sostanza come funziona? Funziona che mettendo a disposizione BNB, BUSD o ARPA nel pool dei risparmi flessibili, noi partecipiamo a questo yield farming del token, in questo caso Bella Protocol, che è il primo token con cui stanno sperimentando questo sistema di distribuzione. È una sorta di IO, prima c'era il launchpad con la lotteria, adesso stanno sperimentando questo launch pool ed è da lì il nome, launchpad più liquidity pool, una crasi di questo tipo, diciamo. E quindi come funziona, come si fa? Allora, innanzitutto c'è un periodo limitato, le caratteristiche le trovate sotto nella sezione launchpad se andate a selezionare Bella Protocol, che è quello attivo attualmente. Bella Protocol è una piattaforma di DeFi abbastanza carina, sembra, tra l'altro, adesso non ne voglio parlare, ma è il primo progetto che viene lanciato tramite il launch pool di Binance. Come vedete ci sono tre possibili pool ai quali partecipare, e tanta più liquidità ci si mette in rapporto alla liquidità totale, tanti più token si ricevono, quindi la distribuzione dei token va a quota della liquidità totale che ognuno ha. Esempio, se ci sono in totale 1 milione di BUSD e noi ne abbiamo messi 10, sinceramente non so neanche se riceveremo qualcosa, se sì delle briciole. Se al contrario 900.000 sono nostri, il 90% dei token che verranno
airdroppati ce li prenderemo noi. Verranno airdroppati in un intervallo di 30 giorni e la quantità totale è, se non erro, eccoli qua, 16.166.666 al giorno per 30 giorni, divisi tra il pool di BNB, il pool di BUSD e il pool di ARPA. In realtà, se non ricordo male, buona parte viene distribuita al pool di BNB, al pool di ARPA e di BUSD ne vengono distribuiti un po' meno, adesso non ricordo i numeri esatti, però trovate tutto qua dentro. Come vedete qui, ecco, nella sezione Launchpad potete vedere anche quanti attualmente BNB, BUSD e ARPA si trovano nei tre staking pool, così da farvi un'idea poi della vostra quota. E di questi 166.667, arrotondiamo, giornalieri vengono distribuiti per quota appunto in base alla percentuale di questo totale che noi ci mettiamo, quindi facendo due calcoli si può andare a vedere quanti ce ne vengono distribuiti ogni giorno. Non sarà sicuramente l'ultimo che verrà distribuito con launch pool, quindi è un altro metodo interessante di yield farming, insomma, quindi di ottenimento di una rendita su Binance, perché in questo caso, a differenza del launchpad, non dobbiamo pagare il token, che anche se vincevamo la lotteria nel launchpad dovevamo poi pagarlo in BNB, in questo caso assolutamente no, noi riceviamo il token come se fosse un airdrop, solo per fare staking in questo pool dei risparmi flessibili, oltre ovviamente a guadagnarci sopra anche il rendimento annualizzato. Direi che questo è quanto, che mi dite? Qual è il vostro prodotto preferito? Vi garbano? Vi interessano? Preferite la DeFi normale senza passare per Binance? Insomma, ditemi tutto quello che pensate, come vi sembra, così ne discutiamo. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!